Dunque, io mi sono preparato un brevissimo discorso, perché non lo sapevo, no? No, però in realtà non lo leggerò, lo userò solo come spunto, e vai, il primo punto attualmente è quello di ringraziare, perché è un po' imbarazzante, no? Sentite queste cose, sembra di essere morto. No, il cronologio, no, era stato, no, fu così, mancava solo ed è scomparso nel 2000. E... Lo teniamo buono. Ecco, te vuoi quello che potrei nel momento in cui come, succederà quello che dovrà succedere. Però io, beh, innanzitutto ringrazio perché, siccome la lista poi, al di là di essere, prima ancora di essere un'esperienza politica, è un'esperienza di amicizia e di persone che si conoscono, che non necessariamente si vogliono sempre bene, sia chiaro, come in un gruppo di amici, come una famiglia, però il sentire, come dire, il sostegno in un momento come questo da parte di persone che ti conoscono e che ti apprezzano e magari ogni tanto ti mandano quel paese, come dire, conforta in un momento in cui fare una scelta non è facile, no? Non è facile dal punto di vista personale, naturalmente, e non è neanche facile fare una scelta dal punto di vista politico. Però prima di dirvi se, come dire, questa scelta me la porto addosso oppure no, volevo così condividere con voi qualche riflessione su che cosa dovrebbe fare un sindaco di Pioltello, futuro sindaco di Pioltello, senza, come dire, pretesa di competenza. Poi Giorgio già ancora sindaco, già adesso mi dico come va bene, d'accordo, cercherò di far rientrare in qualcosa che avevo preparato questa sorpresa che hanno fatto Giorgio, ma comunque si rientra in qualche maniera rientra. E per non farla troppo lunga e non perdermi troppo, mi sono portato una cosa da casa e adesso la userò. La fatica nasconda perché non era un oggetto. Permesso musicale. Questa è una vanga. Questa è la mia vanga. Questa è la vanga che dovrei usare nell'orto, ma come dire, nonostante le lunghe lezioni di Walter Finazzi, io l'ho sì, quindi in questo momento è una landa desolata, ma è già stata desumata. È nuova. No, non è nuova, l'ho pubblicitata per l'occasione. Guardate bene, la terra c'è dentro, l'ho lustrata per l'occasione perché mi vergognavo di dire con una vanga completamente sporca. Guarda che sull'altra c'eravamo sì, solo con gli occhi degli anni. Ma perché ho portato una vanga? Allora, perché questa vanga vorrei così ricordarmi di una cosa che il futuro sindaco di Pioltello, secondo me, non dovrebbe fare. E di cinque cose che il futuro sindaco di Pioltello dovrebbe fare. Allora, con questa vanga, il futuro sindaco di Pioltello non dovrebbe fare quello che fanno i vecchini, cioè seppellire il passato. Secondo me il futuro sindaco di Pioltello, di centro-sinistra, non dovrà seppellire il passato. Perché è vero che veniamo da un momento di crisi, è vero che abbiamo il sindaco agli arresti domiciliari, e guardate che per chi è stato nominato assessore da una persona, non so se essere addolorato, incazzato, arrabbiato, furioso, deluso, lasciamo perdere i sentimenti. Perché non dobbiamo seppellire il passato? Perché ricordiamoci che in questi 7 anni, con un sacco di errori, con un sacco di svarioni, con un sacco di avanti e indietro, però questa città in qualche forma, in qualche misura l'abbiamo cambiata e l'abbiamo migliorata. Vogliamo ricordare che 7 anni fa non c'era la raccolta differenziata, non c'erano i vestiti ciclabili, non c'era la piscina, non c'era il corso sanitario, possiamo andare anche ancora per un parecchio. Tutte queste cose sono frutto di lavoro di persone, di occasioni, ma anche di un impegno che è continuato di 7 anni, non da parte mia, da parte di quelli che in questi 7 anni si sono avvicendati all'amministrazione della città. E devo dire anche un'altra cosa, vedo le polemiche di questi giorni, Mario De Gasperi, Antonello Concas, io ho fatto 9 anni consigliere con Mario De Gasperi, ho fatto 2 anni assessore con Antonello Concas. Per me la storia è una. La storia non di queste due persone, la storia di centinaia di persone che ci hanno creduto in questa città e si sono impegnate. Quindi io con questa vanga non voglio fare il becchino, non voglio seppellire un passato che ci appartiene. D'altra parte però è il momento di cambiare un po' anche strada. E allora vorrei proporre 5 cose che si possono fare con una vanga in mano. La prima è, chi ha l'orto lo sa, rivoltare le zolle. Rivoltare le zolle vuol dire... C'è una terra che è diventata dura, una terra che è diventata difficile, una terra che prende poca aria, una terra che dopo 7 anni di governo è diventata un po' sorda, un po' dura, fa fatica a capire, fa fatica a sentire, fa fatica a parlare con tutti i cittadini. Allora, con questa vanga dobbiamo rivoltare le zolle.
dare aria alla terra. Il che vuol dire, tradotto in atti amministrativi, ridare voce alle associazioni, ridare voce ai comitati, ridare più trasparenza, ridare più partecipazione. Se facciamo questo e diamo aria alla terra, questa terra potrà ancora produrre buona politica. E di questo noi abbiamo un assoluto bisogno. Se mai facessi sindaco di Piottello, la mia agenda sarà su internet. Punto. Cioè il sindaco deve ricevere persone e tutti devono sapere chi è stato ricevuto dal sindaco. Il sindaco non deve avere segreti. Se va in vacanza, bisogna sapere dov'è e chi sta pagando. Se va all'estero, bisogna sapere con chi è andato, perché ci è andato e chi ha pagato. Regole elementari di gioco, ma queste regole devono, sono necessarie, normalmente, indispensabili in un momento di difficoltà, come quello che ha la politica di Piottello, che proprio su questi temi è caduto. Una seconda cosa che con questa banca possiamo fare è dare valore alla terra. Allora, la banca è uno strumento, no? Uno strumento che serve per valorizzare la terra. Ecco, sulla terra Piottello ha una storia molto complicata, ha una storia che ci racconta speculazioni, che ci racconta aggressioni, che ci racconta appetiti. Allora, diciamo una cosa chiaramente, con questa vanga noi diciamo consumo zero di territorio. Il PGT prevede alcune piccole zone di espansione, bene, alcuni diritti, perfetto, basta però. Quello è il limite che noi ci diamo. La terra è la prima risorsa non finita, finita, e quindi noi dobbiamo salvaguardare la terra valorizzandola, perché la terra ha un valore al di là per i metri quadri che è, non per i metri cubi di cemento sopra. Quindi dobbiamo difendere quello che abbiamo ancora come terra. Piottello è ancora fortunato rispetto, che so, a Segrate, no? Abbiamo una copertura ancora ragionevole, c'è ancora spazio. Bene, questo spazio se lo guardiamo, non vediamolo come un vuoto da riempire. E allora magari anche l'agricoltura può essere utile per difendere la terra. Quindi la banca del contadino non è uno strumento, come dire, di archeologia, eh? È invece un asset fondamentale dell'agricoltura per il futuro della nostra città. Queste cose si possono fare, ci possiamo credere, arrivare all'Expo che in certo modo noi crediamo in queste cose, e va Dio, crediamoci sul serio. Una terza cosa che si può fare con una vanga è preparare il terreno per la futura stagione. Cosa vuol dire? È semplice, no? La metafora in questo caso viene immediata. Cos'è la futura, stagione futura? Sono i nostri figli, se è chi viene dopo di noi. È prepararci a un futuro che ci riguarda tutti. Allora, come si define questa cosa in una città come Piottello? Significa continuare a fare quello che abbiamo fatto, credici fino in fondo, cioè investire in concime buono per una terra buona, per dei frutti buoni, cioè investire in formazione. La formazione deve essere una priorità per la città di Piottello. Una città che ha l'IRPEF più basso della provincia di Milano, su cosa deve investire? Formazione. Perché se i nostri figli non imparano, studiano, non crescono, questa città rimarrà una città povera, una città, vuol dire, che fa fatica a asfaltare le strade, una città che continuerà a essere sempre con l'acqua alla gola. Allora, formazione, che vuol dire investire, impegnarsi a come hai fatto fino adesso, ma metterci in come prima priorità il fatto di mettere a posto le scuole, perché le scuole sono anche il primo posto dove i futuri cittadini vedono cosa fa lo Stato per loro, no? Le scuole brutte, uno impara che lo Stato è brutto, che allora magari la grande non vale la pena pagare le tasse, no? Perché tanto lo Stato è quella roba lì, quel brutto edificio che mi viene dato. Allora le scuole devono essere la cosa più bella che abbiamo a Piottello. E l'altro aspetto della formazione riguarda non solo i ragazzi, ma anche gli adulti, no? Che sempre più sono in difficoltà a mantenere un posto di lavoro, e allora magari cercare delle forme che consentano a chi perde il lavoro, a chi è in difficoltà, di riformarsi, dovrà essere anche questa una priorità. Questo è un tema che forse negli ultimi anni abbiamo un po' trascurato. Una quarta, e mi sono quasi alla fine, e qui vado con cui ci rispondo incidentalmente risponderò anche a Giorgio. Allora, non dobbiamo aver paura sulla terra che ci appartiene a seminare nuove culture. Volevo dire culture, ma infatti volevo dire culture, non volevo dire culture. Noi dobbiamo non avere paura a mettere sulla nostra terra nuove culture. Perché è una città che ha, prendo un altro punto di vista, risponde uno degli studenti di Giorgio e poi risponderò anche gli altri due. Una città che ha
un quarto dei propri cittadini che non sono italiani. Che futuro ha se questo quarto dei cittadini non viene coinvolto? L'obiettivo finale dovrebbe essere normale che in una città come questa ci fossero delle associazioni di stranieri, però stranieri, migranti, che fanno dei servizi per il resto della città. A questo punto siamo arrivati all'integrazione, quando avremo delle associazioni di stranieri che fanno servizi non per se stessi, ma per la città, per i cittadini, per noi italiani. A quel punto noi avremo una città che funziona. Allora, come ci si arriva a questo percorso? Mi abbiamo citato la consulta interculturale. No? La consulta interculturale oggi funziona male, è uno strumento che fa fatica a funzionare. Allora, quella deve essere una priorità della prossima amministrazione. Non perché vogliamo bene agli stranieri, no? E non perché io sono cattolico o un tratto comunista, no? Arrivo alle associazioni di Giorgio, ma perché stiamo parlando di diritti fondamentali, stiamo parlando della convivenza civile, del fatto che io mi incavolo quando sento parlare che allora chi vuole che gli stranieri si integrino è di sinistra ed è buonista, chi vuole invece che gli stranieri no, stiano al loro paese è di destra e, no, ed è cattivo. Non è questo il problema. Il problema è la realtà, non si può gestire e con l'ideologia, no? Queste sono persone che sono qui e sono persone che pagano le tasse, lavorano, hanno diritto di stare decentemente in una città che li riconosce e gli dà lo spazio che devono avere. Piotello, cioè ci sono realtà scolastiche in cui sappiamo benissimo che metà dei bambini sono bambini stranieri. Questo è un dato o è, come dire, ideologia? Sono persone o è una fantasia? Sono persone. Allora, da questo punto di vista, prossimo futuro sindaco di Piotello deve mettersi nella testa che queste persone devono essere avviate, aiutate in un percorso che le contenga all'interno della città. Assolutamente non possiamo permetterci nessuna politica diversa da questa, e all'interno di questo la cittadinanza onoraria è sicuramente un elemento importante, perché vuol dire cominciare a avviare subito appena nascono il percorso perché diventino cittadini italiani. Quando sono più avanti, il 14esimo di età, sperando che poter con la legge cambi, no? Che diventi più favorevole, accompagnarli perché questo diritto teorico diventi una realtà anche amministrativa. Dobbiamo fare questi passaggi qua, non dobbiamo vergognarci, non dobbiamo aver paura di parlare di questi temi perché fa scappare i voti, perché chi non ne parla è rimasto indietro rispetto alla realtà. All'interno delle nuove culture, naturalmente rientrano anche i discorsi, li metto dentro in questa maniera, scusami Giorgio, ma io non ho pregiudizialmente nessuna obiezione alle unioni civili e ai fine vita, assolutamente. Devo dire che come assessore mi è sentito occupare, devo dire che due volte l'ho portato in maggioranza e due volte nella mia maggioranza mi ha detto sì, va bene, però aspettiamo. Allora, io come sindaco non ho nessun problema per un impegno di questo genere rispetto a questi due temi. Dopodiché spero, e farò tutto quello che sia per me, se toccherà a me, perché questi temi vengano portati fino in fondo, confidando che la politica, che i partiti politici che sosterranno, siano, come dire, disponibili a farlo, perché sono temi che riguardano la visione di società che ognuno di noi ha. Io non ho, come dire, nessuna obiezione rispetto a questi temi, anzi per alcuni temi tipo l'unione civile sono anche, come dire, fortemente interessato, fortemente favorevole anche sulle fine vita. È chiaro che poi un sindaco, da questo punto di vista, su questi temi, deve confrontarsi con le forze politiche, con la città, perché non è la volontà del sindaco che definisce queste cose. Però dal mio punto di vista l'impegno c'è. L'ultima cosa è sempre, torno a Walter Finazzi, torno all'inizio, Walter che non c'è anche stasera, che mi ha detto, guarda che tu adesso vuoi fare l'orto, sì, fallo. Ricordati sempre di una cosa, che la terra è bassa. E io ho detto, bassa. Sì, sì, ma dopo un po' te ne accorgerai che la terra è bassa. Chissà cosa vuol dire. Dopo che uno prende la pala, no? Ed è lì che si muove il terreno, dopo un po' viene a mal di schiena e capisce perché, cosa vuol dire che la terra è bassa. Perché ci trova la terra che è bassa? Perché il futuro subito di Piotello deve ricordarsi che la terra è bassa. Cioè deve ricordarsi che la terra di cui si deve occupare, per cui viene eletto, per cui chiede il voto, per cui prende lo stipendio, per cui deve passare il suo tempo in comune, sono quei 13 km quadrati che gli vengono assegnati dal voto del cittadino. Quella terra lì bassa, no? E
che è sindaco, non è che devi distrarre troppo da sì, però io poi posso questa cosa qua, farò quest'altra cosa qua, andrò di qui, andrò di là. No. Il sindaco è Pioltello, devi occuparsi principalmente di Pioltello. E se andrà a Roma alle riunioni, andrà per portare le esigenze di Pioltello. E se andrà all'estero a vedere delle cose, lo farà perché c'è un interesse specifico di Pioltello. Se uno vuol fare qualcos'altro, faccia qualcos'altro, non faccia il sindaco. Il sindaco già, la mia città in 13 km quadrati di 37.000 abitanti, è un impegno che chiede di solo al giorno di lavoro, sabato e domenica compresa. Credo che ce ne sia abbastanza per esaurire, come dire, la fatica e la capacità di una persona. E che quindi il futuro sindaco si occupi di Pioltello prima di occuparsi di altre cose. E si ricordi, chiudo, che la parola umiltà ha la stessa origine della parola humus, cioè la terra, e torniamo all'inizio. E quindi un sindaco che fa sul serio, prende in mano la vanga, deve essere umile. Deve essere umile. E questa è la cosa più difficile per un sindaco. Sarà la cosa più difficile assoluta per il sindaco che farà per te. Concludo. Faccio solo un confronto positivo. Allora, mentre fuori di qua, nelle piazze, sulle televisioni, vediamo la gente con in mano il forcone, che vuole fare, no? Contro la politica, noi qua stasera siamo qua con la vanga per fare politica. Però attenzione, la politica non la può fare una persona sola. Il sindaco, il prossimo sindaco, deve essere un sindaco garante, è il sindaco che deve garantire l'attuazione del programma, deve rendicontare ai cittadini quello che è stato fatto, spiegare quello che non è possibile fare, coinvolgere i cittadini con il bilancio sociale, ascoltare, perché l'uomo solo al comando non ci serve più l'hotel, a noi serve un sindaco che, come dire, aiutato dagli altri, prendi e vanghi tutto il giorno questa città che ne ha bisogno e avremo dei frutti bellissimi. Grazie.